Il sogno di ieri è la realtà di oggi. Tra i più forti d'Italia per apprendere e per dimostrare che, se siamo qui, c'è un motivo. Sarà un anno di lotta, sarà un anno di sofferenza, ma questo sarà un modo per diventare ancora più forti. Dopo la sconfitta al debutto contro l'Orizzonte Catania, la città di Cosenza Tubisider è pronta a dare battaglia dinanzi al suo pubblico. All'Olimpionica è di scena la Waterpolo Prato, che alla prima giornata non è andata oltre il pari contro Rapallo. Scrolliamoci di dosso la paura, l'ansia di essere al cospetto dei giganti. Mai abbassare lo sguardo. Da oggi inizia il nostro campionato. Il mondo ci guarda. Esaltiamoci con orgoglio e consapevolezza dei nostri mezzi. Che abbia inizio. Città di Cosenza Tubisider, Waterpolo Prato. Dopo anni di duro lavoro, dopo aver realizzato un sogno che sembrava impossibile e dopo aver trovato la forza di reagire nei momenti di difficoltà, è arrivato finalmente il momento di confrontarsi con l'Olimpo della pallanuoto. Dimenticatevi gare facili, dimenticatevi momenti morti. Da oggi e per ogni secondo che passeremo in Serie A1 sarà una battaglia. Ogni centimetro rubato alle nostre avversarie sarà una conquista e ogni conquista fatta sarà un passo verso una salvezza che ci consentirà di rafforzare un gruppo che ha grandi margini di miglioramento. È il giorno del debutto del nostro Sette Rose in Serie 1 dinanzi al proprio pubblico. Nella gara di esordio a Catania contro l'Orizzonte è arrivata una sconfitta 10-7. Dimenticarla è obbligatorio. È la seconda giornata di Serie 1 femminile, Piscina Olimpionica di Cosenza. Il nostro Sette Rose affronta la Waterpolo Prato, che nella prima giornata ha pareggiato in casa 7-7 contro Rapallo. È la fase di allenamento prima del match, pochi secondi e sarà partita. Tutto pronto dalla piscina olimpionica di Cosenza con Cosenza e Prato che salutano il pubblico presente quest'oggi qui alla piscina olimpionica di Cosenza. Tanta gente per la prima, per il debutto casalingo della nostra squadra, del nostro Sette Rose, in città di Cosenza Tubisider, che si presenta quest'oggi. Andiamo con le formazioni, iniziamo dalle nostre avversarie. Il Waterpolo Prato, calottina numero 1, Elena Gigli, 2, Matilde Pelagatti, 3, Gloria Giachi, 4, Maria Carlesi, 5, Maria Bosco, 6, Laura Repetto, 7, Giuditta Galardi, 8, Chiara Tabani, 9, Manuela Albiani, 11, Rebecca Francini, 12, Ines Braga, 13, Elena Tabani. Allenatore il signor Jacopo Bologna, che è anche il presidente della Waterpolo Prato. Veniamo invece ora al nostro Sette Rosa, 3 nuovi acquisti, ci sono tutte e tre nel 13 di partenza. Allora, calottina numero 1, iniziamo con Divina Nigro, 2, Giusy Citino, 3, Martina Gallo, 4, Rita De Mari, 5, Noemi Vitaliti, 6, Blanca Gilsorli, 7, Alessia Marani, 8, Carolina Nicolai, 9, Zoe Arancini, 10, Sara Zaffina, 11, Roberta Motta, 12, Agnese D'Amico, 13, Angela Manna, allenatore Andrea Posterivo, arbitri dell'incontro Alfi di Napoli e Calabro di Caserta. C'è il pubblico delle grandi occasioni. Oggi bisogna incitare il nostro Sette Rosa, che viene dalla sconfitta di Catania contro l'Orizzonte 10-7, Prato invece dal pareggio 7-7 contro Rapallo. Ci si attende davvero una grande, grandissima gara con le due formazioni in cerca della prima vittoria. Per il momento è tutto, pochi secondi e sarà partita. Tutto pronto per l'inizio della gara, viene posizionato il pallone, ci sarà la prima contesa della partita. Cosenza che attaccherà da destra a sinistra della nostra postazione in calottina bianca, in calottina blu invece le nostre avversarie, il Waterpolo Prato. Le altre gare in programma quest'oggi, oltre al Città di Cosenza Tubisider contro Prato, anche Despar Messina contro SIS Roma, Bogliasco contro Firenze, poi Padova affronterà Catania, infine la sfida tra Rapallo e i campioni d'Italia dell'Imperia, con le due formazioni invece qui a Cosenza, la piscina olimpionica, pronte ad affrontarsi
la prima contesa, vediamo posizionata Zoe Arancini per Cosenza, mentre per Prato sarà Laura Rapetto a sfidare proprio il nostro numero 9. Tre acquisti nel precampionato, tutti e tre sono in vasca in questo momento. Arancini, D'Amico e Blanca Gil. È tutto pronto, il direttore di gara sta per dare l'ok. Vi ricordo che sono due gli arbitri, Alfi di Napoli, Calabro di Caserta. Tutto pronto per la prima contesa, andiamo a prenderci la prima vittoria di questo campionato. Ripetiamo, attacchiamo da destra a sinistra, si parte, prima contesa della partita. Zoe Arancini contro Laura Repetto, che arriva prima, e quindi sarà Prato a giocare il primo pallone di questa sfida. Lo fa con la Francini, che va ad addomesticare la sfera in posizione centrale, gioca per la compagna più vicina a lei, che è Chiara Tabbani. Nuovamente per la Francini, la Tabbani viene attaccata da Giusy Citino, poi il pallone in orizzontale per la Giacchi. Attenzione a questo movimento con il pallone che sembrava perso da parte della 12, Ines Braga. Ne è uscito un passaggio quasi involontario per Giuditta Galardi, che è andata a concludere, lo ha fatto male. Giochiamo noi adesso il primo pallone della partita, 0-0 il punteggio. Arancini in possesso del pallone, commettiamo fallo in attacco con Giusy Citino, e allora dobbiamo lasciare il pallone dando la possibilità alle nostre avversarie di imbastire nuovamente un'azione offensiva. Va la Gigli a servire sull'out di sinistra, la Giacchi, poi Francini, si gioca molto su questo asse almeno all'inizio, la Francini nuovamente per la Giacchi, andiamo ad attaccare con la Vitality, pallone ancora per la Francini che conclude, viene deviata la sfera e Cosenza può ripartire con Divina Nigro che fa suo il pallone, lo va a servire profondo in una zona dove c'è Noemi Vitality, protagonista l'anno scorso di una splendida stagione, coronata poi con la promozione proprio in Serie A1 e la prima sfida nella massima serie per il nostro Sette Rosa in casa. Abbiamo iniziato sabato scorso, l'abbiamo fatto con una sconfitta a Catania, 10-7, la Vitality vuole la Citino, la trova, prova Giusy un numero in mezzo a due, aveva cercato anche con il piede di provare un 1-2, piede mano, niente da fare, si riparte nuovamente da Prato sull'out di destra con Chiara Tabbani, può notare la Tabbani, attenzione perché non l'affrontiamo subito, la attendiamo in zona, va ora la Gallo in pressing, poi la Francini nuovamente in posizione centrale, attenzione perché prova a incunearsi in mezzo a due, il suggerimento per la Giacchi, viene fermata, c'è il fallo su di lei, la Giacchi vuole centralmente la Galardi che viene fermata nella morsa di D'Amico e Blanca Gil, il suggerimento profondo in zona Arancini, Arancini a scarico per Blanca Gil, commettiamo nuovamente fallo con Giusy Citino in attacco, è un duello interessante, tutto da vivere quello tra Giusy Citino e Rebecca Francini, al momento Giusy ha commesso due falli dando la possibilità alle nostre avversarie di ricominciare, sempre 0-0 il punteggio, va la Gille in pressing sulla Braga, attenzione la Francini deve indietreggiare per andare a prendere un pallone su un passaggio errato di una compagna. Il pallone girato con conclusione centrale della Giacchi in due tempi, la Nigro blocca il pallone, ci va a ricominciare, nuota Arancini perché può sfondare a destra, lo fa con le sue bracciate, prova a guadagnare qualche metro, va in chiusura in diagonale a chiudere la Francini, cambiamo gioco per la Gallo, il movimento di Blanca Gilla che conclude in maniera errata, pallone che termina alto sopra la traversa ed è, se vogliamo, l'occasione più nitida fino ad ora dell'incontro con Blanca Gil, che ha avuto la possibilità di concludere a tu per tu con Elena Gigli, la conclusione sbagliata, sempre 0-0, 4 minuti, 54 secondi alla fine di questo primo quarto, attenzione alla conclusione con la Nigro che a due mani riesce a deviare la conclusione di Rebecca Francini, che al momento di sicuro è la più attiva della squadra ospite. Zoe Arancini, cerchiamo di velocizzare la nostra azione, a disposizione abbiamo 17 secondi, la Vitality per la D'Amico, centralmente proviamo a mettere in moto Giusy Citino, c'è la prima espulsione della Francini,
Viene ravvisato il fallo di Rebecca Francini su Giussi Citino, superiorità, la prima della partita, vediamo se riusciamo a sfruttarla. Noemi Vitaliti è troppo larga, vola lo scarico per Zoe Arancini, il passaggio errato dell'Arancini consente a Prato di ripartire. La prima superiorità non è andata a buon fine per la squadra di casa. Andrea Posterivo in piedi prova a dare indicazioni, soprattutto in fase difensiva dobbiamo rientrare, lo facciamo ora con Blanca Gil che va in chiusura sulla Braga, provano a giocare e lo fanno intorno alla linea dei 5 metri con il passaggio della Giacchi per la Tabani, il fallo sulla Tabani che prova immediatamente a girare il pallone, la Giacchi ancora in possesso della sfera, lo scarico con la conclusione alta da parte di Chiara Tabani. C'è stata però una deviazione da parte di Divina Nigro, secondo il direttore di gara si riprenderà nuovamente con possesso palla Prato. Matilde Pelagatti, anzi la numero 12 Ines Braga, per Gloria Giacchi, poi la Bani, nuovamente la Braga, fallo su di lei, si ricomincia nuovamente con 19 secondi a disposizione di Prato. Attenzione perché questo no look da parte della Tabani aveva messo in moto la Galardi, sorpresa anche lei dal passaggio della compagna, e Cosenza può ripartire con Vitaliti per Gil, Blanca Gil, Zoe Arancini. Attenzione all'Arancini da lì, può far male, vediamo se conclude, lo fa! Ed è brava e anche un po' fortunata la Gigli a trovarsi il pallone dopo la deviazione della Giacchi, che sembrava aver di fatto tradito la Gigli che aveva scelto sì l'angolo giusto. È stata brava a trovare il pallone distinto. Attenzione perché siamo già dalla parte opposta, trasformata da difensiva in offensiva questa azione da parte di Prato, con la conclusione sul palo da parte della Giacchi, che ha indirizzato bene il pallone nell'angolo buio dove non è riuscita ad arrivare la nostra Divina Nigro. Il pallone però si è stampato sul palo ed è il primo legno della gara, lo colpisce Prato, sempre 0-0, massimo equilibrio in questo inizio di gara. Blanca Gil, il pallone centrale per Citino che prova a girarlo in una zona dove Vitaliti purtroppo non riesce ad arrivare, errato il passaggio di Giussi Citino, in vasca Maria Carlesi che va a toccare il suo primo pallone, la Carlesi lo addomestica, avanza, da uno sguardo alle compagne che si vanno a posizionare, il passaggio dalle parti di Repetto, anzi di Chiara Tabani. La Braga centralmente, nuovamente un pallone per la Galardi che conclude scheggiando la traversa, ma il gioco era fermo, fa un attacco della Tabani, si riparte nuovamente da possesso palla Cosenza, Agnese D'Amico, Zoe Arancini, Blanca Gil, formano loro in questo momento il triangolo che ci sta consentendo di arrivare in zona Citino, prova a liberarsi Giussi, c'è il fallo su di lei della Giacchi, primo fallo per la Giacchi, seconda superiorità numerica per Cosenza. E allora Andrea Posterivo chiama a sé le sue ragazze, vuole catechizzarle prima di iniziare nuovamente l'incontro. Ad un minuto 38 secondi alla fine di questo primo quarto abbiamo la possibilità di sfruttare la seconda superiorità, la prima non è andata a buon fine in questa seconda. Posterivo ha fermato il gioco chiedendo un time out, vuole parlare con le sue ragazze e vuole sfruttare al meglio questa superiorità. Vi ricordo è stata espulsa qualche istante fa Gloria Giacchi per il fallo su Giussi Citino, Giussi che sta facendo a sportellate lì nella zona della Gigli con Francini prima e Giacchi poi, che non vanno per il sottile e stanno rispondendo corpo a corpo al nostro centro boa, che però è riuscita a trovare due superiorità, la prima con l'espulsione della Francini ed ora con quella della Giacchi. Andiamo a sfruttare la seconda superiorità. Un minuto 38 secondi alla fine di questo primo quarto, 0-0. Gara in equilibrio, la D'Amico per la Vitaliti, facciamo girare il pallone perché dobbiamo trovare un varco, ancora la Vitaliti, finta il passaggio in mezzo, lo scarico per la D'Amico, Zio Arancini, attenzione all'Arancini, vuole, trova Blanca Gil, la traversa, le dice di no,
ha provato la Gil a sorprendere la Gigli, pallone che si è andata a stampare sulla traversa. Conto dei legni 1-1 tra Cosenza e Prato. Ripartono però le ragazze di Jacopo Bologna con Maria Carlesi, su di lei il fallo di Carolina Nicolai in acqua. Al posto sono andiamo errati di Blanca Cil, anzi no, Blanca Cil è lì nel mezzo, commette proprio lei a commettere fallo, quindi c'è la superiorità in favore di Prato. Blanca Cil espulsa in questo istante per il fallo sulla Tabani. Attenzione ora a questo movimento da parte della numero 8 Tabani e poi la conclusione sulla traversa da parte della Repetto, che è andata a colpo sicuro, ha concluso ma ha colpito la parte bassa della traversa, il pallone è rimasto lì con la Nigoro poi brava a neutralizzarlo. Ripartiamo con la D'Amico, 24 secondi a nostra disposizione, lo scarico per Blanca Gil, va a gestire questo pallone, prova a servirlo a Giusy Citino che si lamenta probabilmente per un fallo subito dalla numero 8 Chiara Tabani. Direttore di gara però ha sorvolato e quindi ora si ferma il gioco per il time out richiesto dal tecnico del Prato Jacopo Bologna. Dicevamo massimo equilibrio in acqua, 0-0 il punteggio, un legno per parte, due squadre che si stanno affrontando a viso aperto cercando ovviamente di sbloccare un incontro che al momento vede soprattutto Cosenza se vogliamo fare la partita, perché Prato timidamente sta provando soprattutto a servire centralmente la Galardi, che però ha qualche difficoltà soprattutto perché andiamo in doppia marcatura spesso e volentieri, e allora stiamo soprattutto cercando in fase offensiva di servire le nostre laterali con Giusy Citino, che invece sta facendo un po' di fatica lì nel mezzo soprattutto perché ha due clienti scomode che vanno in marcatura su di lei, in precedenza la Francini, ora invece sembra che sia cambiata la marcatura con la Giachi sulla Citino. C'è il fallo, attenzione perché abbiamo 13 secondi per ripartire, pallone all'indietro per la Nigro, dobbiamo cercare in 12 secondi di portare alla conclusione qualcuna delle nostre ragazze, vediamo se ci riusciamo con 4 secondi a nostra disposizione. La Gil conclude, facile la parata da parte della Gigli, finisce il primo quarto 0-0, che equilibrio in acqua tra Prato e Cosenza. Posterivo già pronto ad attendere le sue ragazze e dare le giuste indicazioni. Finisce il primo quarto 0-0, restate con noi pochi secondi e ci sarà l'inizio del secondo quarto tra Città di Cosenza Tubi Sidere e Waterpolo Prato, tra poco. Tutto pronto per l'inizio del secondo quarto, nel primo è riuscito Prato a vincere la contesa. Attacchiamo sempre da destra a sinistra della nostra postazione in calottina bianca, calottina blu, le nostre avversarie nuovamente pronta Zoe Arancini per questa seconda contesa contro la numero 6 Laura Repetto, la Repetto che ha avuto la meglio nella prima contesa, speriamo in questa seconda di poter arrivare a gestire, anzi è la Marani per noi che andrà ad affrontare questa seconda contesa, Alessia Marani, mentre ora il direttore di gara, i due direttori di gara di concerto sono pronti a dare inizio a questa seconda frazione, 0-0, la prima si ricomincia con punteggio in parità, 0-0, la Marani contro la Repetto, vai Alessia, metti il turbo, proviamo a vincere questa seconda contesa, niente da fare con netto anticipo, arriva la Repetto a vincere la seconda contesa del match nuovamente e Prato a gestire il primo pallone di questo secondo quarto, così era stato anche nel primo a gestire la sfera la Tabani, sono due le Tabani nel Prato, Chiara ed Elena, fino ad ora è Chiara ad essersi messa più in luce rispetto all'altra Tabani, mentre siamo bravi invece noi ora a rubare il pallone con Blanca Gil che avanza e aspetta il movimento delle compagne. Pallone gestito ora dalla Arancini. Blanca Gil, su di lei va in pressing la Galardi, nuovamente la Arancini. Guardate il duello tra la Marani e la Repetto, perdiamo il pallone nel frattempo con Prato che prova a ripartire con Chiara Tabani.
Movimento della Repetto, la vede la Tabani. Vediamo se la Repetto prova una conclusione, viene fermata fallosamente dalla D'Amico, che viene espulsa. Agnese D'Amico, prima espulsione, seconda superiorità per Prato. La Giachi per la Braga, poi la Tabani, la Giachi. Attenzione ancora alla Tabani, va a scarico per la Braga trova la Giachi, c'è il vantaggio, si sblocca la gara, anzi è la Repetto che trova il primo gol della gara. Laura Repetto sull'asse Braga, Tabani, Repetto, quest'ultima riesce a battere Divina Nigro, punteggio che cambia, primo gol della gara di Laura Repetto. A Cosenza, Città di Cosenza 0, Prato 1, con Posterivo che opta per qualche cambio. Fuori Alessia Marani, fuori Roberta Motta e anche la D'Amico. Si riparte con la Zaffina dentro, insieme a Carolina Nicolai, Vitaliti, Citino, Blanca Gil e Zoe Arancini e ovviamente Divina Nigro. Attenzione a questo movimento di Blanca Gil, che secondo il direttore di gara porta il pallone sotto, e allora si riparte da possesso palla Prato. Prato in vantaggio 1-0, gol della Repetto. Non ci dobbiamo demoralizzare, dobbiamo attaccarle, andare in pressing, recuperare il pallone, provare assolutamente a trovare la via della rete. Va a gestire il pallone la Braga, a scarico per la Tabani, nuovamente la Braga, è in ritardo l'Arancini. Attenzione al numero della Braga sull'Arancini, tutto regolare secondo il direttore di gara, ed è fantastica Divina Nigro con due mani a bloccare il pallone. La Braga pensava di beffarla sul proprio palo, la Nigro invece è stata brava a fintargli il movimento in diagonale e trovare il pallone. Zoe Arancini per Blanca Gil, c'è il fallo secondo il direttore di gara. C'è il fallo secondo il direttore di gara e poi Blanca Gil viene espulsa, quindi la seconda espulsione per Blanca, la spagnola Blanca Gil, l'anno scorso tra i migliori 20 marcatrici della Serie A1, 30 reti per lei. Attenzione a questo movimento della Giachi, che non trova il pallone perché viene beffata forse da una leggera deviazione della compagna Carlesi. Nuovamente la Giachi, vuole e trova la Peretto, che va a scarico per la Giachi. Proviamo a murare, conclusione col pallone che si impenna e fa la barba alla traversa, la va quasi a baciare. Si riparte nuovamente dalla Nigro, sempre sotto 1-0 e Prato davanti. La Nigro in possesso del pallone, la Vitaliti vuole la sfera, la riceve Noemi. Deve darci anche Noemi quel qualcosa in più lì, provare anche lei a concludere. Attenzione a Giuse Citino, c'è probabilmente il fallo, no, secondo il direttore di gara. La Giachi in maniera pulita riesce ad infastidire l'azione d'attacco di Giuse Citino. Si riparte dalla Peretto e Prato ora che va ad occupare la tre quarti cosentina con Laura Peretto. Di fronte a lei Roberta Motta, la lascia giocare la Braga su di mezzo Arancini. Attenzione alla Braga, finta la conclusione, prova ad andarsene e a sgusciare via, non ci riesce, brava in questa circostanza Zoe Arancini, che in precedenza si era fatta beffare. La finta da parte della Repetto, che poi si inventa una palomba morbida e vincente per la rete del 2-0. Laura Repetto, doppietta per lei. Nel giro di due minuti la Repetto riesce a battere per ben due volte Divina Nigro. Siamo sotto dopo un primo quarto in perfetta parità 0-0, poi in questo secondo Prato è riuscita a essere più cinica, soprattutto per l'ottima vena realizzativa della Peretto, che al momento condanna Cosenza, che è sotto di due reti. Martina Gallo si divincola dalla marcatura della sua avversaria, riesce a far su il pallone, a scaricarlo per la Arancini. Zoe Arancini, vediamo se prova un pallone per la Citino, commette fallo. Non dobbiamo innervosirci, dobbiamo giocare con estrema calma, provare a ritrovare il pallone. Ora abbiamo Citino e Gallo in ritardo rispetto alle avversarie, e brava però ad andare in pressing Roberta Motta,
non fa ragionare la Giacchi e ritarda di fatto il passaggio in verticale che poi arriva per la Tabani. Vediamo cosa fa la Tabani, finta la conclusione, vuole il movimento e lo trova da parte della Galardi. Sulla Galardi viene commesso fallo con espulsione di Martina Gallo e siamo alla quarta superiorità per Prato. Le precedenti tre, la squadra di Jacopo Bologna è riuscita a sfruttare una superiorità su tre con la Repetto. Ricordiamo Laura Repetto che al momento sta decidendo questa sfida con un 2-0 firmato da una sua doppietta. Vediamo se Andrea Posterivo cambia qualcosina. Vitaliti, Motta, Zaffina, Arancini, Citino con Divina Nigro tra i pali. Prato, dopo le indicazioni del tecnico Jacopo Bologna, è pronta la squadra del Prato a gestire questa quarta superiorità, ricordiamo, in virtù dell'espulsione di Martina Gallo. 30 secondi per i toscani. La Repetto, la Giacchi, ancora la Repetto, vuole, trova un pallone per la Tabani, entrata dentro la Albiani che serve la Repetto, poi la Giacchi nel mezzo, non riesce ad intervenire la Francini, c'è la Tabani però che rende ancora viva questa azione d'attacco. 10 secondi per la squadra toscana, la conclusione della Albiani con Divina Nigro che si esalta e va a respingere la conclusione della numero 9. Siamo sotto 2-0, la Vitality per l'Arancini, posizione 1, Zoe Arancini, va a servire Martina Gallo, posizione 3 era Zoe Arancini, va a servire Martina Gallo, di ritorno per l'Arancini, probabilmente c'è un fallo, non secondo il direttore di gara della Galardi, si ricomincia a giocare. Zoe Arancini da posizione 3 ha servito Martina Gallo in posizione 4, poi provato Martina a fornire un pallone in verticale per l'inserimento nuovamente di Zoe Arancini, entra a fare attenzione, siamo dalla parte opposta con una conclusione fantastica da parte della Tabani, è la prima marcatura di Chiara Tabani, 0-3, parziale pesante se vogliamo da parte di Prato che sta decidendo questa sfida. Siamo a 2 minuti e 42 secondi alla fine del secondo quarto, Cosenza è sotto 3-0 in virtù della doppietta di Laura Repetto e della rete pochi istanti fa di Chiara Tabani, di pregevole fattura anche la rete della Tabani che da posizione 1 non era neppure il lato buono, lei col destro è andato a concludere e ha trovato l'incrocio dei pali lì dove Divina Nigro non è riuscita ad arrivare. Sarà Zaffina, il movimento da parte dell'Arancini che fa sulla sfera poi conclude ma sulla mano di Chiara Tabani che smorza la sfera e consente ad Elena Gigli di far suo il pallone. Ancora la Tabani, profondo lì dove va ad attaccare lo spazio la Braga, la facciamo giocare, non è dal lato buono, va a scarico per la Repetto, il pressing della Vitaliti, attenzione perché Noemi si è alzata in acqua e ha dato la possibilità secondo noi anche al direttore di gara di vedere il fallo su di lei, ma non è stato ravvisato, si riparte però, stanno facendo giocare molto i due arbitri, attenzione ad Alessia Marani, è un fulmine sulla sinistra, le bracciate di Alessia che guadagna metri sulla Braga, ancora la Marani, vediamo se riesce a servire l'Arancini, c'è il fallo della Repetto che viene espulsa, prima espulsione per Laura Repetto, terza superiorità invece per Cosenza, time out da parte di Andrea Posterivo che credo almeno dal gesto che abbiamo visto è alquanto nervoso, si è dato un
non si è dato secondo me una spiegazione dell'inizio del secondo quarto da parte delle sue ragazze, che soprattutto in fase offensiva stanno sbagliando qualcosina. Non riusciamo né a liberare il nostro centro ball al tiro, ma soprattutto non riusciamo a concludere. Se andiamo ad analizzare le conclusioni fin qui fatte, ne troviamo una, quella di Blanca Gil sulla traversa, e poi un'altra neutralizzata dalla Gigli, sempre da parte di Blanca Gil. Quindi il punteggio vede Prato davanti 3-0 ad 1 minuto e 38 secondi alla fine di questo secondo quarto. Andiamo a sfruttare questa superiorità, almeno ci proviamo. Dentro Rita De Mari, probabilmente, visto che Rita è alla conclusione, riesce anche ad essere precisa. Zoe Arancini, proveremo a liberare una tra Arancini e De Mari al tiro. Zoe Arancini, Blanca Gil, pallone per Rita De Mari, sbaglia Blanca Gil e allora può ripartire Prato. Recuperiamo il pallone, abbiamo 10 secondi a disposizione. La Arancini, Zoe Arancini, mentre ora schiato un fallo, la Vitaliti all'indietro per la Arancini. Dobbiamo provare a concludere. Rita De Mari, Blanca Gil, vediamo se prova Blanca la palomba con la Gigli, che riesce a respingere la conclusione. Abbiamo provato a liberare qualcuno nelle nostre bocche di fuoco al tiro, niente da fare con Blanca Gil, che la posizione alquanto defilata non è riuscita, seppur dal lato buono, a trovare la via della rete. La braga per la Galardi, che commette fallo in attacco su Zoe Arancini. Si riparte da Divina Nigro, 32 secondi alla fine di questo secondo quarto, 3-0 il punteggio in favore del Prato. Rita De Mari, su di lei la marcatura ferrea da parte della Braga, poi Giusy Cetino, prova a liberarsi Giusy, c'è il fallo su di lei e l'espulsione della Francini. Attenzione, perché Rebecca Francini ha la sua seconda espulsione, la prossima diventerà definitiva, è la quarta superiorità per la Tubi. Sider, niente da fare, poi ancora la Gil, la traversa ha detto no, prima Zoe Arancini, poi la Gigli si è immolata per respingere la conclusione di Blanca Gil. Rita De Mari, pallone per la conclusione di Noemi Vitaliti, e finisce così il secondo quarto con la conclusione della Vitaliti e la deviazione della Gigli, che ad occhi chiusi, a due mani, è riuscita a deviare il pallone. Finisce il secondo quarto sul punteggio di 3-0, che è il parziale del secondo quarto, ma anche il risultato, che al momento sta consentendo a Prato di avere un discreto vantaggio sul nostro sette rosa. Pochi secondi e ci sarà l'inizio del terzo quarto, tra poco. Tutto pronto per l'inizio del terzo quarto. Attaccheremo in questo terzo da sinistra a destra della nostra postazione, sempre in calottina bianca, in calottina blu. Invece Prato, Zoe Arancini, dopo aver perso la prima contesa, andrà ad effettuare la terza di questa partita. Due contese su due a favore di Prato. Prato al momento sta giocando un'ottima gara, diciamolo pure, al di là della doppietta della Repetto e dello splendido gol della Tabbani. La squadra di Jacopo Bologna sta facendo la sua gara, una gara sta mostrando un'ottima condizione atletica, ma soprattutto in fase difensiva, diciamo la verità, stanno neutralizzando a dovere tutte le nostre bocche di fuoco, ad iniziare dal nostro centroboa Giusy Cetino e poi anche in precedenza Zoe Arancini, Blanca Gil. Stiamo tirando poco, soprattutto in zona Vitaliti. Noemi non è riuscita quasi mai a concludere, se non eccezion fatta proprio per una conclusione in chiusura di secondo quarto con la Gigli, che ad occhi chiusi praticamente è riuscita a deviare il pallone facendolo impennare, poi nessuno è riuscito a intervenire per spedire la sfera in rete. Si ricomincia dal 3-0 Prato, terza contesa, ribadiamo le prime due vinte da Prato con Laura Repetto, al momento la migliore in vasca, e la Repetto andrà anche ad effettuare la terza contesa. Nuovamente, come nella prima contesa,
Repetto contro Arancini. Parte Laura Repetto contro Zoe Arancini. Vediamo se riusciamo ad arrivare per primi. La Arancini questa volta ce la fa e ci consente di giocare il primo pallone del terzo quarto. La D'Amico, forza ragazze, cerchiamo di recuperare, cerchiamo di rifarci sotto. Rita De Mari, posizione 2, va a servire in posizione 1 Noemi Vitaliti. Pallone a scarico per Zoe Arancini, su di lei Ines Braga commette fallo. La Arancini non riesce a servire Brancacil, c'è il pallone per la D'Amico, poi Rita De Mari si divincola dalla marcatura. Rita che vuole centralmente la Citino, niente da fare, non c'è fallo su Giusi. Si riparte nuovamente da possesso palla Prato, sempre 3-0 in favore delle toscane che nella prima giornata hanno pareggiato 7-7 contro Rapallo. Noi veniamo invece dalla sconfitta a Catania contro l'Orizzonte 10-7. Il pallone nelle mani della Carlesi, su di lei la Vitaliti commette fallo in zona d'attacco, vede tutto il direttore di gara. A commettere fallo è stata la numero 7 Giuditta Calardi di Vinanigro. Richiama l'attenzione di Noemi Vitaliti, va a servire Noemi, forza Noemi, deve ripartire la carica da lei. Vediamo se riesce a divincolarsi, lo fa con scarico per la D'Amico, posizione 3 Agnese D'Amico, vuole centralmente Giusi Citino, non riesce a agganciare il pallone Giusi. Dobbiamo cercare qualche altra soluzione. Al momento centralmente abbiamo difficoltà. La Tabani, su di lei Brancacil che prova a non farla ragionare. Poi il movimento con passaggio laterale per la Braga. E ci tiene in vita Santa Divina, che ancora una volta riesce a neutralizzare una conclusione di Ines Braga. Pallone per la Vitaliti. Noemi. In posizione 2 ora Noemi. Va a servire ad Amico. Nuovamente la Vitaliti. Chiama lo schema Noemi. Scarico per la D'Amico. Agnese. Prova a concludere con Elena Gigli. E non si fa sorprendere. E l'impressione è che dovremmo tirare dalla distanza, perché sfondare centralmente fino ad ora è stato più difficile del previsto. La Giachi per la Tabani, pallone per la Braga. La Arancini prova a rubarle la sfera, la Braga ritorna come un falco sul pallone, poi lo allontana perché capisce che stanno terminando i secondi e non vuole farsi trovare impreparata in fase difensiva Prato. Così è. La Nigro va profonda nella zona dell'Arancini. Nuota Zoe, nuota ancora la Arancini che vuole presentarsi da sola dinanzi al Gigli che le devia il pallone. Provato a concludere, sorpresa Zoe Arancini, una piroetta prima di concludere. Il pallone però è stato deviato alla Gigli. La D'Amico, siamo ancora in proiezione offensiva. Brancacil, su di lei la marcatura della Tabani. Blanca per la Vitaliti che conclude a due mani e in due tempi, le dice di no Elena Gigli. Rispetto al secondo quarto stiamo andando a concludere maggiormente da posizione 2 e da posizione 4, che poi è l'alternativa visto che al momento stiamo avendo difficoltà a servire la Citino. Conclusione timida da parte della Giachi. Si riparte da Noemi Vitaliti, profondo, in zona Arancini, fa tantissimo movimento su Arancini, non dà mai un punto di riferimento, la trovi a sinistra e poi a destra. Attenzione ora alla D'Amico, va a servire Brancacil, vediamo Blanca che prova e riesce a concludere, ma troppo centrale con la Gigli che riesce a neutralizzare la sfera. Attenzione all'Arancini ora che va in pressing sulla Braga, anche la Braga ha cambiato settore di manovra, non è più a destra, si trova dalla parte opposta. La Giachi da posizione 3 va a servire in 1 la Carlesi e si divincola dalla marcatura, va a scarico per la Tabani, il duello con la Cetino, ancora chi è la Tabani? Mancano pochi secondi, un secondo, conclude la Carlesi, il pallone però termina sul fondo, si riparte nuovamente da possesso palato Bisider, Rita De Mari per Zoe Arancini, il pallone per Giusi Citino, però doveva attendere qualche secondo la Arancini perché
L'Acetino stava cercando posizione, l'Arancino ha provato ad accelerare i tempi, ma ha commesso un errore con Prato che si è difesa nuovamente bene. Al momento la difesa di Prato sta realmente facendo la differenza. Seguiamo questa azione con la Galardi, che rischia qualcosina nel passaggio alla Carlesi. Di ritorno per la Galardi, la traversa, dice di no a Giuditta Galardi. Profondo il pallone da parte di Divina Nigro per Rita De Mari. Va a scarico Rita per Blanca Gil. Gioca in orizzontale per Zoe Arancini. Il movimento della Vitaliti viene servita, pallone troppo lungo. Oggi la Arancini non è molto precisa, si sta dando un gran da fare, gran movimento, ma a livello di precisione sta peccando un po' di imprecisione. Zoe Arancini, che adesso va a concludere, il pallone termina sul fondo. Sempre 3-0, 2 minuti e 52 secondi alla fine di questo terzo quarto. Direttore di gara ora vuole il pallone per fornire la dovuta indicazione, mentre Andrea Posterivo sta urlando alle sue ragazze, per nulla soddisfatto, crediamo, della prestazione fino ad ora delle sue. Al di là del risultato, ci può stare perdere o vincere in una gara, io credo che non sia contento soprattutto del, non tanto dell'approccio, perché nel primo quarto 0-0 ci sta una gara equilibrata, nell'approccio del secondo quarto, lì dove abbiamo dato troppa libertà a Laura Repetto di concludere, di trovare il bis, e lì, se vogliamo, Prato ha incanalato la partita sui binari più consoni per una squadra che gioca in trasferta. Noi invece ci siamo intestarditi probabilmente ad accelerare i tempi dopo essere andati sotto, non siamo riusciti a servire in maniera pulita, in maniera decisa, nel momento in cui si liberava Giusy Citino, che sta facendo tanta fatica, sta lottando, lo ripetiamo, sta facendo a sportellate, mentre ora rubiamo il pallone con Blanca Gil. Prova a sfondare Blanca centralmente, serve la De Mari, va a posizionarsi la Vitaliti, che riceve il fallo della Giachi su di lei, poi la De Mari, la Repetto non la molla, Rita per la Vitaliti, poi Blanca Gil, vediamo se riesce a divincolarsi alla marcatura della Tabani, che non la molla. La Tabani gli sta addosso e la Gil non riesce a tenere il possesso del pallone, regalandolo di fatto alla squadra toscana. Un minuto, 58 secondi alla fine di questo terzo quarto. La Galardi si divincola dalla D'Amico, le due se le danno, e a farne le spese è Agnese D'Amico, la sua seconda espulsione, e quindi ci sarà la quinta superiorità in favore di Prato. Fino ad ora nessun tiro di rigore concesso dagli arbitri, che vi ricordo sono il signor Alfi di Napoli e Calabro di Caserta. Cosenza sotto 3-0, Cosenza che ora con un elemento in meno dovrà difendere. Prato potrà sfruttare la quinta superiorità di queste 5 superiorità, ben soltanto una è andata a buon fine con una realizzazione. Cosenza che invece con 4 superiorità non è riuscito a siglare neppure una rete. Al momento segnalo che con 2 espulsioni ci sono Blanca Gil, Agnese D'Amico e Rebecca Francini, alla prossima diventerà definitiva. Per il resto un'espulsione per la Giacchi e la Repetto, per Prato e per Martina Gallo, per Città di Cosenza Tubi Sider. La Giacchi in possesso palla riceve dalla Gigli, la Repetto per la Giacchi. La Giacchi vuole e trova la Braga, la Tabani, nuovamente la Giacchi, fanno girare il pallone centralmente. Sono state bravissime, la Francini poi è andata a concludere non trovando la porta, però nel giro palla sono state poi brave ad aspettare il movimento della Francini, che si è divincolata dalla marcatura dell'Arancini.
e la conclusione poi è terminata sul fondo. Zoe Rancini, siamo dalla parte opposta, 1 minuto e 20 secondi, attenzione alla conclusione! Vincente di Blanca Gil, ci siamo in partita, 1-3, le trombe per dare la carica alle nostre ragazze. Blanca Gil è riuscita a siglare la rete dell'1-3. Forza ragazze, che questa rete dia rinnovata fiducia in una squadra che probabilmente aveva perso qualcosina a livello di fiducia nel secondo quarto, ma ora la Gil con la sua esperienza, la sua voglia anche, è riuscita ad accorciare. -2 l'Albiani per la Tabani, la Giachi, movimento della Carlesi, posizione 1, attenzione alla Carlesi da lì, non tira, la Giachi, nuovamente la Carlesi, ci prova con una palomba, ma da lì beffare la Nigro, è dura, Divina Nigro, per Roberta Motta, time out. ...42 secondi... Andrea Posterivo richiama a sé le sue ragazze. Blanca Gil, Roberta Motta, Rita De Mari, Giusy Citino, Zoe Arancini, Alessia Marani, Divina Nigro. Ora andiamo a giocarci questi 42 secondi che mancano alla fine del terzo quarto con questo sestetto. Prato che è davanti 3-1, ricordiamo le reti, 2 per Laura Repetto, 1 per Chiara Tabani e poi la rete dell'1-3 per Città di Cosenza, Tobi Sider porta la firma di Zoe, di Blanca Gil Sorli. Tutto pronto per ricominciare, Divina Nigro per Zoe Arancini, Blanca Gil, ancora la Arancini, nuovamente Blanca Gil, Rita De Mari prova a divincolarsi, anzi la Marani ha provato a divincolarsi con la conclusione, è andata a sbattere sulla traversa, quanto sarebbe stato importante la rete in questo frangente, però c'è tempo ancora, in questo sport mai dare nulla per scontato. La Giachi, la Carlesi, Carlesi che si sposta da posizione 1, va ora in posizione 2. Pallone per la Repetto, a duello con Blanca Gil. La Giachi, un secondo, conclude, pallone fuori. Finisce anche il terzo quarto. E davanti Prato 3-1, abbiamo però trovato in questo terzo quarto la rete con Blanca Gil che si spera possa dare davvero rinnovata fiducia al nostro Sette Rosa. Finisce il terzo quarto e davanti Prato 3-1 a pochi secondi e ci sarà l'ultimo avvincente quarto di questa splendida sfida tra Città di Cosenza e Tobi Sider. Waterpolo Prato, a tra poco. Tutto pronto per l'ultimo quarto di questa sfida valevole per la seconda giornata del campionato di Serie A1 femminile tra Città di Cosenza, Tobi Sider e Waterpolo Prato. 3 contese sino ad ora, 2 vinte da Prato con la Repetto, 1 vinta da Cosenza con l'Arancini. Andiamo a giocarci l'ultima contesa con Roberta Motta, nuovamente contro Laura Repetto. Dobbiamo giocare noi il primo pallone, siamo sotto, -2. Prato è davanti 3-1 nel computo delle reti. Roberta Motta contro Laura Repetto, fino ad ora abbiamo avuto difficoltà, dobbiamo trovare coraggio soprattutto nelle conclusioni da fuori con Noemi Vitaliti, Blanca Gil, loro che hanno anche Martina Gallo che è in acqua in questo momento. Si parte, forza ragazze, con Roberta Motta che arriva in ritardo, va a giocare il primo pallone. Prato
lo fa con la Giacchi. Sbaglia il passaggio, forza ragazze, riconquistiamo il pallone con Blanca Gil, si va a posizionare Roberta Motta in uno, Blanca Gil da posizione 2, serve Zoe Arancini, prova a divincolarsi alla marcatura della Braga, l'Arancini per Giusy Citino, è stata la prima vera palla che Giusy ha potuto scaraventare verso la porta della Gigli, troppo centrale però la Gigli se l'è ritrovata praticamente nelle mani. Riparte Prato, sull'asse Tabani, Braga, nuovamente Tabani, poi ancora Braga, da posizione 1, su di lei l'Arancini, Braga ha finto la conclusione, vuole un passaggio per la Galardi che viene fermata da un'ottima fase difensiva della De Mari. Roberta Motta, attenzione, Roberta deve ragionare perché la Citino sta provando a liberarsi, Blanca Gil, avanza la Gil. Serve la Citino, Giusy non ce la fa ad arrivare sul pallone perché è chiusa da ben tre avversarie, ripeto, Giacchi e Braga sono andate praticamente, si sono fiondate sul pallone. Ancora 6 minuti e 33, sono un'infinità in questo sport, però ci dobbiamo credere e ce lo consente anche Divina Nigro di crederci. Sempre 3-1 Prato, Zoe Arancini, profondo per Roberta Motta, vai Roberta che da lì puoi far male, provaci, coraggio, vediamo se il servizio per la Citino conclude con senza potenza, con poca precisione e allora la Gigli diventa un gigante. La Tabani per la Galardi, poi la Giacchi, ancora Nigro, probabilmente con l'aiuto del palo anche, ci tiene in vita. Roberta Motta, capovolgimento di fronte, il pubblico ci crede, probabilmente lo sentite poco in sottofondo, ma è perché davvero si vivono questi secondi, questi minuti con ansia, si attende il colpo che dia la possibilità poi alla Tubi Sider, il gol del 2-3, che dia la possibilità di giocarsi il tutto per tutto nel finale. E l'ultimo quarto, è davanti Prato, 3-1. Ora la Tabani sfrutta male questo pallone, la conclusione sul fondo. La Nigro per la Motta, ora si fa sentire il pubblico, anche perché le nostre ragazze hanno bisogno di un supporto, di un incitamento che arrivi dagli spalti. Attenzione a questo movimento della Gil, Blanca Gil, c'è il tiro di rigore che ci può far ritornare seriamente in partita. Blanca Gil affrontata da Gloria Giacchi al suo secondo fallo, primo tiro di rigore della gara, sarà Zoe Arancini per Città di Cosenza Tubi Sider ad incaricarsi del tiro di rigore. Zoe Arancini contro Elena Gigli, il direttore di gara sta chiedendo di rispettare la distanza agli avversari. Zoe Arancini conclude e trova la rete del 2-3, e ora sì che può essere un gran finale, meno uno, e se Prato aveva pensato di andarsene via con i tre punti facili sbaglia, perché la squadra di Jacopo Bologna ha fatto un grande secondo quarto che al momento gli sta consentendo ancora di restare avanti, ma Zoe Arancini con la rete del 2-3 ci fa riavvicinare sempre di più alle toscane. Sul tiro di rigore Zoe Arancini ci dà la possibilità di essere sul meno 1, Blanca Gil rubella il pallone, è stata un'ingenuità quella della Repetto che commette fallo, riconquistiamo la sfera, Noemi Vitaliti, sfonda Noemi, puoi far male, ancora la Vitaliti, vediamo se conclude, la Gigli le dice di no, poteva avanzare secondo noi qualche altro metro per provare poi a concludere, Noemi invece ha avuto un po' di fretta perché si è fermata pensando probabilmente ad un passaggio orizzontale, non dormiamo però, in fase difensiva ci facciamo trovare impreparati e commettiamo l'ingenuità con Rita De Mari costretta al fallo. Sesta superiorità per
la squadra ospite che va a sfruttare la prima superiorità di quest'ultimo quarto. La Giachi, poi l'Albiani, nuovamente la Giachi, vuole, trova un pallone per la Tabani, l'Albiani ancora, da lì conclude, deviazione da parte della Motta provvidenziale. Forza ragazze, 4 minuti, 3 secondi, siamo sotto 3-2, ma ancora in partita, dobbiamo crederci. La Motta va a gestire il pallone, uno sguardo davanti, le bracciate di Roberta Motta, il servizio per Martina Gallo, lo scontro tra numero 3, tra Roberta Gallo e Gloria Giachi. Noemi Vitaliti, Roberta Motta, poi Zoe Arancini, Noemi Vitaliti, attenzione a Noemi, da lì la traversa, la baciata, il pallone si è impennato ed è terminato sul fondo, ha dosato male la forza del tiro, anche se vogliamo la precisione. Asse destro, va a costruire un'azione offensiva Prato con la Giachi, che vuole, trova la collaborazione della Tabani. La Tabani va al cambio per posizione 1 con l'Albiani, che trova una morbida palomba che riporta sul più 2 Prato. 4-2 firmato da Manuela Albiani. La Tabani ha fintato da posizione 3 una conclusione, ha subito allargato dove l'Albiani in posizione 1 da lato non buono è riuscita però a beffare la Nigro. 4-2, 3 minuti, 10 secondi. Agnese D'Amico in possesso del pallone per Blanca Gil, ancora la D'Amico. Zoe Arancini, l'Arancini deve aspettare qualche secondo in più, perché se chiediamo alla Citino di fare immediato il movimento Giusy con una come la Tabiani, non può fare miracoli. Francini per Giachi, su di lei la Gallo, attenzione perché portano il doppio centro boa con la Braga ora che si allarga, poi il fallo in attacco da parte della Galardi. Aveva provato la Braga a sfondare centralmente, per fortuna abbiamo ritardato il passaggio e poi la Braga si è allargata, si è dovuta allargare. Blanca Gil, siamo dalla parte opposta, prova a divincolarsi e ci riesce, va a scarico per Agnese D'Amico, centralmente per Zoe Arancini. Il duello con la Francini, l'Arancini per Blanca Gil, commette fallo Blanca Gil, riparte la Repetto, è al momento, è lei che si merita la palma della migliore, Laura Repetto, due reti. Una prestazione ottima, superlativa in fase difensiva, e poi le sue due reti sono fondamentali al momento perché incidono e come sul 4-2 Prato. Zoe Arancini servita da Agnese D'Amico, la Arancini prova a divincolarsi, su di lei c'è la marcatura ferrea della Francini. Ancora Zoe Arancini per Giusy Citino, brava a trovare la Vitaliti! Noemi Vitaliti, 3-4, ci siamo! 1 minuto e 32, tutto da vivere! Meno 1, e ancora davanti Prato, ma noi siamo in vita! Bravissima Giusy Citino! Ha calamitato a sé tre giocatrici del Prato e ha servito allargando la Vitaliti che dal lato buono è andata ad incrociare trovando la rete del meno uno. Forza ragazze, Prato è davanti 4-3, ma dobbiamo provare a rubare il pallone e proiettarci subito in fase offensiva.
Laura Repetto contro Noemi Vitaliti, lo dicevamo, Noemi può essere fondamentale, soprattutto lei che è brava. No, ora stiamo lasciando troppo spazio alle nostre avversarie con la conclusione vincente da parte della Francini, ma ci siamo addormentate. Sul più bello ci siamo addormentate, Prato ci stava facendo il piacere di perdere il pallone, ma alla fine abbiamo lasciato secondi fondamentali per la rete di Rebecca Francini, che riporta Prato sul più 2 ad 1 minuto e 0-9. E ora sì che dobbiamo accelerare i tempi, trovare subito una conclusione da fuori, vincente, e poi chiamare il time out riconquistando ovviamente il pallone. 57 secondi, alt, dice il direttore di gara, c'è qualcosa che non va tra Blanca Gil e Laura Repetto. Adios Repetto, l'ultima espulsione, non può più rientrare, superiorità da sfruttare. 52 secondi, la Zaffina per la Vitaliti, nuovamente Sara, attenzione Sara da lì, il pallone per Zoe Arancini, vediamo se si prende lei la responsabilità della conclusione. Sara Zaffina conclude malissimo, Noemi Vitaliti prova a riconquistare il pallone, ce la fa, brava Noemi, ancora lei centralmente per Zoe Arancini, la conclusione, la rete, l'Arancini, 38 secondi, 4-5, mamma mia, l'abbiamo spinta tutti noi in rete. L'Arancini è andata a disegnare la traiettoria giusta, che ha colpito il palo alla destra della Gigli e la sfera poi ha varcato la linea immaginaria, perché il direttore di gara era proprio in linea con i pali della porta difesa da Elena Gigli. Ha dato l'ok per il gol del 4-5 firmato da Zoe Arancini, seconda rete, miglior realizzatrice per Cosenza, australiana che è arrivata quest'estate a rinforzare proprio la rosa a disposizione di Andrea Posteriva insieme alla spagnola Blanca Gil e Agnese D'Amico. Tre acquisti, tre rinforzi richiesti dal tecnico alla società. 38 secondi, tutti da vivere, tutti d'un fiato. Dobbiamo riconquistare il pallone e chiamare il time out. Va in pressing l'Acetino su la Tabani. Ragazze impeccabili in fase difensiva, riconquistiamo il pallone. Va in pressing la Vitaliti. Quella Tabani, 27 secondi. 13 secondi a loro disposizione per provare a concludere. C'è il fallo della Gallo sulla Giachi. Poi la Giachi, vediamo se prova un passaggio in verticale. Vuole invece lo scarico ad 8 secondi per la Tabani. Attenzione perché ora la Tabani prova un lancio lungo. Riconquistiamo il pallone. Time out, dobbiamo chiamare il time out. Così è. 11 secondi. Anche se il direttore di gara si è addormentato e ha perso forse 2 secondi. Visto il ritardo, il movimento, la chiamata del time out di Andrea Posterivo. 11 secondi a nostra disposizione. Prato è davanti, 5-4, 11 secondi da vivere, tutti di un fiato. Perché comunque vada, dobbiamo andare a concludere. Non abbiamo i canonici 30 secondi, ne abbiamo 11, ma possono bastare. Perché in 11 secondi, oltre a dover trovare il coraggio di concludere, e vedremo chi si prenderà questa responsabilità, dobbiamo trovare il tiro della giornata. La conclusione che ci consente di trovare il pari. Tutti con il fiato sospeso, 11 secondi, il pallone nelle mani di Sara Zaffina. Da ora, 11 secondi, il pallone per la Vitaliti, Noemi, vediamo se prova a liberarsi, ancora Noemi Vitaliti, il pallone per Zoe Arancini, ragazze non perdiamo questa occasione, 5 secondi a disposizione, non così,
perché la Arancini lì doveva assolutamente trovare nuovamente un passaggio in orizzontale per la Vitaliti. Noemi ha mostrato oggi di avere la mano calda calda, invece niente da fare, 2 secondi alla fine della gara, una gara vissuta sull'equilibrio nel primo quarto, poi il parziale di 3-0 inflitto da Prato nel secondo quarto ha di fatto incanalato la partita nei binari richiesti da Jacopo Bologna, che si può ritenere soddisfatto soprattutto della fase difensiva delle sue ragazze, perché hanno davvero neutralizzato almeno il 70% delle azioni d'attacco del nostro sette rosa. Finisce 5-4 in favore della squadra toscana, che vince. Meritavamo forse qualcosina in più noi, anche il pareggio. Prato ha giocato davvero bene, noi abbiamo mancato di lucidità. Possiamo racchiudere il match così: vince Prato, è mancata la lucidità giusta alle nostre ragazze, che ci hanno messo tanto cuore, tanta grinta, ma alla fine non è bastato. La prima dinanzi al proprio pubblico vede Cosenza soccombere 5-4 contro Prato, seconda sconfitta consecutiva per la squadra di Posterivo, ma ci sono molti lati positivi da prendere, seppur sconfitti, seppur usciamo sconfitti dalla vasca di Campagnano. Sappiamo che abbiamo un gruppo forte che può risollevarsi e che potrà ritrovare nelle prossime giornate quei punti utili per conquistare la salvezza, perché questo è il nostro obiettivo. Dimenticatevi le vittorie della passata stagione, dimenticatevi quelle esultanze, dimenticatevi quello che è stato proprio la conquista, la promozione della Serie 1. Siamo nella massima serie, siamo nell'Olimpo della pallanuoto e contro di noi ci sono le migliori, e allora dobbiamo cercare di dare il massimo e di avere anche la massima lucidità per affrontare queste partite. È tutto dalla piscina olimpionica di Cosenza, a breve sentiremo la voce dei protagonisti con Antonello Greco lì a bordo vasca. Da Piero Pirelli è davvero tutto, vi ricordo il risultato finale: Prato batte Cosenza 5-4, le reti per la squadra toscana, 2 per la Repetto, 1 a testa per Tabani, Albiani e Francini. Per quanto riguarda il nostro sette rosa, 2 reti per Zoe Arancini, 1 per Blanca Gil e Noemi Vitaliti. È tutto dalla piscina olimpionica di Cosenza, buon proseguimento a voi tutti. Siamo con il tecnico della Tubisider Cosenza, Andrea Posterivo. Andrea, è stata una partita giocata con grinta da parte della Tubisider, però non è bastato per portare a casa un risultato positivo. E continuerà a non bastare solo e esclusivamente la grinta, la determinazione di questa squadra, che l'anno scorso ci ha dato grossissime soddisfazioni. Dobbiamo necessariamente migliorare il nostro livello tecnico e tattico, perché la categoria lo richiede. Alle ragazze faccio un plauso, perché ci hanno provato fino all'ultima azione, hanno messo in difficoltà una buona squadra. Soprattutto terzo e quarto tempo ci siamo un attimino sbloccati, tolto di dosso forse anche l'emozione del bel pubblico che c'era qui in piscina. Dobbiamo lavorare meglio e con più convinzione e determinazione. Punti salvezza possono arrivare contro qualunque squadra. Sabato abbiamo uno scontro importante a Rapallo, dobbiamo lavorare bene in settimana per cercare di portare punti che servono per raggiungere il nostro obiettivo. Forse il secondo quarto è stato quello lì che forse ha pregiudicato la gara, 1-0-3, che inizialmente la gara era iniziata bene, comunque Cosenza è riuscita a gestire bene la partita, poi il secondo quarto è quello che ha rovinato un po' tutto. Sì, abbiamo preso il parziale di 3-0, però abbiamo avuto occasioni anche il primo tempo per passare in vantaggio e dobbiamo essere più cinici. Lì siamo ancora troppo morbidi, siamo ancora forse con una mentalità da, lasciatemi il termine, da Serie 2. Qui non molla niente a nessuno, e quindi devi fare qualcosa in più dell'avversario per poter dimostrare di poter meritare i 3 punti. Oggi il Prato ha fatto la sua partita, ci ha messo in difficoltà, noi siamo stati bravi a gestire la loro fase offensiva con un'attenta difesa, però la nostra percentuale in superiorità numerica non è stata assolutamente ideale per poter vincere una partita a questi livelli.
testa bassa, riprendiamo a lavorare senza timore, senza paura. Noi vogliamo il nostro obiettivo e ci proveremo fino all'ultima giornata. Questa è l'unica cosa che mi sento di garantire e di dire al pubblico che oggi ci è venuto a vedere e a chi ci segue anche da casa. Ringraziamo Andrea Posterivo dalla piscina olimpionica di Cosenza, vediamo se c'è qualcun altro, aspettiamo, vediamo se riusciamo a recuperare il tecnico della Waterpolo Prato. Siamo con il tecnico della nazionale femminile di pallanuoto, Fabio Conti, e oggi è venuto qui a Cosenza per assistere alla partita To Be Seeded Cosenza Città di Cosenza contro la Waterpolo Prato. Che partita ha visto? Ma è stata una partita combattuta fino alla fine, insomma, quindi sempre quando sono partiti di questo tipo sono sempre molto interessanti. Poi in particolare sono venuto per dare pure il benvenuto in A1 a Cosenza, perché dopo anni di lavoro e di ottimi risultati in campo giovanile approda nel campionato di A1 in una splendida piscina, splendida cornice, quindi tutto perfetto a parte per voi il risultato di oggi, insomma. Quindi comunque è rimasto anche colpito dalla struttura di qui di Campagnano. Ma io la conoscevo molto bene, però poi vederla in opera col settore femminile e in A1 è sempre una cosa per me particolare e molto bella. Ringraziamo il tecnico della nazionale femminile Fabio Conti e ovviamente gli facciamo un grosso in bocca al lupo. Crepi il lupo e arrivederci a presto. Siamo con il tecnico della Waterpolo Prato, Jacopo Bologna. È stata una gara combattuta quella di oggi contro la città di Cosenza e poi alla fine la Waterpolo è riuscita a vincerla. Abbiamo vinto solo forse per quel nostro inizio gara molto attento che ha creato quel distacco che poi il Cosenza non è più riuscito a recuperare, ma i complimenti vanno al Cosenza che è una squadra ben organizzata con due ottimi inserimenti esterni e soprattutto con un gruppo di ragazze giovane che ci crede, battagliero, e quindi penso proprio che il Cosenza darà del filo da torcere a tante persone. Quale sarà invece l'obiettivo della Waterpolo Prato quest'anno? L'obiettivo della Prato Waterpolo è lo stesso obiettivo di 7 squadre, fra cui il Cosenza, di lottare fra il quarto e il decimo posto. E quindi è curioso che 7 squadre possano entrare nei play-off e 7 squadre lottano per non retrocedere. Abbiamo un piccolo vantaggio rispetto al Cosenza, parlando proprio specificatamente di loro, il fatto che loro sono neopromosse e un pochino l'emozione del primo campionato si paga. Noi l'anno scorso abbiamo sofferto tantissimo da neopromosse e poi ci siamo riusciti, però credo che possano farcela, però è un campionato stranissimo, potrei dirle che si può lottare per i playoff, ma non mi sorprenderei se lotto per gli ultimi posti. Grazie mille, tutto dalla piscina di Campagnano di Cosenza, quindi le ricordiamo il risultato, la Waterpolo Prato batte la città di Cosenza per 5-4, è tutto.